Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale o benvenuti. Io sono Paola. Oggi, come vedete dal titolo qui sotto, parleremo della mia esperienza, del mio diario di gravidanza, del primo trimestre. Come vi avevo già anticipato nel video precedente, avevo intenzione di fare dei video dedicati ai vari trimestri della gravidanza, proprio per essere un po' di aiuto anche per tutte quelle ragazze che un po' come me hanno un po' spulciato su YouTube delle notizie in merito alla gravidanza, alle visite da fare, ai sintomi che una può avere o non avere, eccetera. Quindi tutto quello che riguarda argomento maternità. Ok, allora, fatta la premessa che io non sono una dottoressa, una ginecologa, un'ostetrica, uno specialista, nulla di tutto questo, però, come vi dicevo, vorrei essere di aiuto a tutte quelle ragazze che hanno dei sintomi che possono essere diversi magari dai video che trovate di solito su YouTube. Io personalmente su tante cose mi ci sono ritrovata e su tante altre non avevo un riscontro valido perché tutte siamo diverse e tutte hanno dei sintomi e fanno delle scelte diverse. Ok, ragazzi, allora prima di iniziare proprio con il mio vero percorso, proprio dall'inizio, ci tenevo a spiegare, insomma, o a raccontarvi una cosa che mi è capitata spesso, che magari capita anche a voi, di sentirmi dire quelle domande scomode. Come per esempio, quando è che ci fa diventare nonni, quando è che avete dei bambini? Sono domande che io trovo di cattivo gusto proprio, ma semplicemente perché spesso una persona lo fa a fin di bene, quindi è una domanda che può fare piacere da chi fa la domanda, chiaramente, ma chi la riceve non sempre è contenta di riceverla perché magari oltre, cioè nel mio caso è stata una scelta di vita che poi vi racconto, però c'è chi magari può non avere figli o semplicemente ha avuto magari degli aborti e quindi ha difficoltà proprio ad avere dei bambini. Sono domande che secondo me sono veramente troppo personali e se una coppia non ha ancora dei bambini, dei figli, sono scelte loro e rimangono scelte loro, a meno che non ve ne parlino loro, secondo me, non sono domande da fare. Io personalmente, non mi sono mai trovata in difficoltà a dover rispondere, perché nel mio caso, come vi dicevo prima, è stata una scelta. Io ho scelto comunque di diventare una mamma a 34 anni. Perché ho scelto prima di studiare, poi di intraprendere una carriera lavorativa e di mettere da parte dei soldi per dare ai miei figli, a mia figlia in questo caso, una vita, diciamo, bene o male simile a quella che ho fatto io. Indipendentemente dall'età in cui uno poi desidera diventare genitore, che sia 20, 30, 40, 50, 60 anni, eccetera, quando uno comunque desidera diventare mamma e papà, so benissimo che non si è mai realmente pronti ad affrontare questo impegno. L'età effettivamente non fa proprio la differenza, perché anche a 20 anni uno può essere molto maturo, ma non basta essere solo maturi. Purtroppo servono anche stabilità economiche che a mio avviso, nel mio caso a 20 anni, non avevo e che quindi mi sono dovuta creare nel tempo, che è ad oggi la casa dove viviamo io e Jacopo, il lavoro stabile che abbiamo entrambi a tempo indeterminato, le nostre auto, abbiamo due macchine, una mia e una sua. Per me essere indipendenti è fondamentale e anche istruttivo per i propri figli. Nulla toglie il fatto che chi non ha queste cose non possa istruire i propri figli, assolutamente. Parlo per la mia esperienza, per quello che vorrei io e per come sono cresciuta io. Nella mia famiglia è sempre stato così, quindi io traduco un po' quello che ho passato io e quello che vorrei trasmettere anche a mia figlia in questo caso.
Ok ragazzi, allora fatta questa mega premessa, partiamo subito con il video, quindi con la mia esperienza. Allora, prima di tutto, la prima cosa che ho fatto in assoluto, prima di rimanere effettivamente incinta, è stata andare dal mio medico di base, e partecipargli appunto il desiderio di voler diventare mamma. E a questo proposito, il mio medico, mi ha consigliato di fare un vaccino. I vaccini che mi sono stati consigliati di fare, sono quelli della varicella, morbillo, parotite e rosolia. Per alcuni possono essere un richiamo. Un richiamo vuol dire che è stato fatto quando eravate piccoli. Io personalmente non ricordavo. Mi sono fatta fare comunque un certificato storico delle vaccinazioni che avevo fatto. Alcune le avevo fatte, alcune no. Quindi ho fatto, questi vaccini, appunto, che vi ho appena detto. Per prevenzione. Questo tipo di vaccino, quindi varicella, morbillo, rosolia e parotite, è un vaccino che dal momento in cui decidete di farlo, poi dovete aspettare circa 2 mesi prima di poter poi provare a rimanere incinta. Quindi vi premetto questa cosa. Questo vaccino non è obbligatorio assolutamente, è una cosa che è consigliabile fare, ma non è obbligatoria. Il costo è di 127 euro, o perlomeno questo è quello che ho pagato io, però non so se dipende da regione a regione. Io il vaccino l'ho fatto a ottobre, quindi fino a dicembre non ho fatto niente, nel senso che sono stata attenta, diciamo. Quindi da dicembre in poi abbiamo provato ad avere la nostra bimba effettivamente e sono rimasta incinta a marzo. Ho scoperto di essere incinta il mese successivo, quindi ad aprile, quando effettivamente doveva arrivarmi il ciclo mestruale, ma non mi è arrivato e quindi ho deciso di fare il primo test di gravidanza ed è risultato positivo. Dopo una settimana ho deciso di farne un altro per precauzione, perché non ci credevo, insomma, la pazzia, no? Quindi ne ho fatti due a distanza di una settimana. E anche quello poi è risultato positivo, quindi ero super contenta. E poi da lì in poi ho provveduto a fare tutte le visite che adesso vi dirò. La prima cosa che ho fatto quando ho scoperto di essere incinta, quindi con il test di gravidanza, il ben due test di gravidanza fatti positivi, sono andata dal mio medico di base a comunicargli la notizia. A questo punto il mio medico, quindi non sono andata dalla mia ginecologa, come tanti fanno. Voi direte perché? Non lo so. In realtà io leggendo su internet ho letto che alcuni andavano dalla ginecologa, alcuni andavano dal medico di base. Io ho deciso di intraprendere questa scelta, scusatemi, di andare dal medico di base, dove appunto lui mi ha prescritto degli esami del sangue e delle urine da fare e da portare poi dalla ginecologa. Questo perché se fossi andata dalla ginecologa, poi mi avrebbe prescritto anche lei degli esami del sangue e sarei dovuta tornare. La differenza è che la mia ginecologa è privata, quindi avrei dovuto pagare una visita in più, quando invece il mio medico di base me lo fa gratuitamente e sono dovuta andare solo una volta dalla ginecologa. Arrivata dalla ginecologa, ho fatto vedere appunto gli esami del sangue, le urine fatte, era tutto a posto e nella stessa visita ho fatto anche una ecografia transvaginale, in questo caso perché era ancora piccolina la pancia e non si sarebbe vista al di fuori. Questa qui era un'ecografia fatta dalla ginecologa, non un'ecografia ostetrica, dopo vi dico. Quindi un'ecografia transvaginale, una classica ecografia che fate anche dalla ginecologa, classica visita che fate per vedere le ovaie, insomma, se è tutto a posto. E in questa visita ho visto nel video la bambina, che al tempo non sapevo ancora il sesso, chiaramente, e ho sentito il suo cuoricino. Erroneamente pensavo che la mia ginecologa facesse anche ecografie, cioè la classica prima ecografia ostetrica che è obbligatoria fare, perché in realtà la mia ginecologa non aveva il macchinario adatto. Quindi ho dovuto poi prenotare questa ecografia ostetrica in un altro centro dove vado spesso a fare le ecografie, quindi la mia ginecologa io la tengo per fare le visite, per farmi prescrivere le visite, mentre l'altro centro
che è sempre qua vicino a casa mia, lo tengo per fare le ecografie un po' più specifiche. Ok, l'ecografia ostetrica, la prima ecografia ostetrica, è un'ecografia obbligatoria e sono quasi certa si possa fare anche col Servizio Sanitario Nazionale. Io l'ho fatto privatamente, ma semplicemente perché nel mio caso, attraverso il mio lavoro, posso recuperare tutte le spese in toto tramite appunto il fondo che mi mette a disposizione la società. E, il fondo assicurativo, e quindi io non pago anticipatamente, poi mi rimborsano tutto quanto, sia che le faccio privatamente, sia che le faccio con la mutua, e ovunque, posso andare ovunque, sia in strutture private che in strutture pubbliche. Quindi io ho deciso di farla privatamente semplicemente per velocizzare, perché la pratica è più veloce, cioè ti danno la visita 3 giorni dopo, con la mutua dovete aspettare un po' di più. Però mi rendo conto che non tutti hanno la possibilità, hanno comunque un lavoro o semplicemente hanno questo fondo, quindi non possono usufruirne. È bene che comunque lo facciate con la mutua. Successivamente, aver fatto la prima ecografia ostetrica, ho fatto il B-test. Il B-test è composto da due test, appunto. Uno è il prelievo materno, che unito a un'ecografia, in questo caso un'ecografia esterna, quindi sul ventre basso della mamma si mette un gel e con un dispositivo apposta si vede all'interno della pancia. Combinati questi due valori, quindi ecografia più esame del sangue, viene fuori appunto il risultato indicativo, percentuale, e non certo al 100%, ci tengo a precisarlo perché non è certo, del fatto che il bambino stia bene, quindi non abbia particolari malattie o malformazioni. Mi sembra, e di questo non sono certa, ma mi sembra che sia così, che il B-test non sia un test obbligatorio. È un test che viene consigliato da fare se hai più di 35 anni in su, è consigliabile farlo, ma anche lì non è obbligatorio. Io in realtà anche in questo caso ho sbagliato, perché non volevo fare questo test, ma volevo fare il test del DNA fetale, che è molto simile a questo, esclude l'ecografia, quindi è solo il prelievo del sangue materno, un prelievo del sangue normalissimo. Oltre che nel costo che ho pagato, è anche chiaramente nell'efficacia, nella veridicità. Proprio del test. Il DNA fetale costa dai 600 euro ai 1000-1200 euro, è un test anche in questo caso facoltativo, quindi non è assolutamente obbligatorio farlo, è sempre consigliabile farlo dai 35 anni in su, per chi vuole diventare mamma chiaramente. E serve appunto anche in questo caso per verificare se il bambino o la bambina ha o meno delle malattie. Nel test del DNA fetale vedete anche il sesso del bambino. Come vi dicevo prima, c'è una differenza notevole di costi, quindi il test del DNA fetale io l'ho pagato 600 euro. Io, nel senso che ho scelto io di pagarlo 600 euro, potevo pagarlo di più perché potevano vedere dei valori un po' più specifici che a me non interessavano. Nel caso del B-test invece, il B-test anche in questo caso non è obbligatorio e l'ho pagato 125 euro. Se il B-test non ha una percentuale elevatissima di veridicità, invece il test del DNA fetale è molto più vicino alla verità, si avvicina quasi al 99%, quindi è molto alta la casistica. Insomma, se vi esce fuori che sta bene, vuol dire che sta bene, ok, punto. Nel B-test diciamo che non è così alta la percentuale, quindi c'è un margine di errore. Come vi dicevo prima, il B-test è fatto appunto da due test, un prelievo normale del sangue materno e da un'ecografia. L'ecografia in questione è la traslucenza nucale. Di solito viene fatta all'incirca dopo 5 giorni fatto il prelievo del sangue.
Ok ragazze, allora le visite che io ho fatto nel primo trimestre sono terminate. Vi faccio una piccola premessa che mi sono dimenticata di dirvi prima. In merito al test del DNA fetale, ho scelto di fare questo e di non fare l'amniocentesi. Perché l'amniocentesi è invasiva, a differenza invece del test del DNA fetale che non lo è. L'amniocentesi credo si possa fare tramite il Servizio Sanitario Nazionale, mentre il test del DNA fetale no. Ma proprio per il fatto che sia una visita invasiva, ho deciso di non farlo per questo motivo. In tutti e tre i casi, B-test, amniocentesi e test del DNA fetale, comunque, non sono visite obbligatorie, quindi potete assolutamente scegliere di non farle. In concomitanza a queste visite, io ho sempre fatto degli esami del sangue e delle urine di routine, un po' per tenermi comunque controllata e un po' perché gli ormoni si sballano tantissimo. Nel mio caso, io ho dei problemi di tiroide, quindi ce li ho da anni, quindi non è che mi sono sorti in questo caso con la gravidanza. So di ragazze in cui hanno sballato appunto la tiroide in gravidanza, quindi mi raccomando, tenetevi comunque controllate con gli esami del sangue. Nel mio caso avevo i valori sballati da sempre, comunque prendo Utirox da 15 anni circa. E nel mio caso il mio dottore mi ha consigliato di fare esami del sangue ogni mese. Ok ragazze, allora visite finite, quindi spero di esservi stata un pochino di aiuto. Adesso passiamo un attimo e abbastanza velocemente ai sintomi del primo trimestre che potreste avere. Io vi parlo personalmente dei miei, non so se sono uguali a tutte quelle delle altre, più o meno sono simili perché mi sono confrontata con altre ragazze, perché ho visto altri video, ho letto su internet, però... come dicevo all'inizio, tutte noi siamo diverse, ognuna di noi reagisce in modo diverso, in base a cosa non lo so. Comunque, nella mia personale esperienza, vi posso dire che nei primi 3 mesi la prima cosa che notate è un ingrossamento del seno e un dolore atroce. Allora, io personalmente, come quando avete il mestruo, avevo un seno molto gonfio, più gonfio, cioè io comunque già porto una terza, quindi diciamo che sono arrivata a una quarta. All'inizio, nei primi 3 mesi, però questa è una cosa che riguarda solo i 3 mesi perché ad oggi non ho più dolori, però all'inizio avevo proprio male anche a dormire. Seno dolorante e molto gonfio e anche molto caldo. Un altro dei sintomi che sicuramente avete sentito nominare un po' ovunque è la nausea. Nel mio caso è stata una nausea veramente leggera, sono stata molto fortunata perché nonostante tutto non ho mai comunque vomitato. Era una nausea che però si presentava puntualmente ogni volta che dovevo cucinare e dovevo mangiare, quindi era un po' fastidioso per quello, però mi sono sempre imposta di mangiare qualcosa più per la bambina, perché cioè, io potevo anche fare a meno di mangiare chissà quanto, però era giusto che cioè, tenessi comunque, mantenessi una dieta lineare. Un altro dei sintomi che potreste avere è percepire, nel mio caso per esempio è successo questo, che percepire dei profumi, degli odori che prima erano piacevoli al vostro naso e poi in gravidanza nei primi 3 mesi, perché adesso non è più così, però nei primi 3 mesi vi posso dire che per alcune cose avevo proprio un disprezzo, nausea e disgusto quasi a sentirli. Per esempio, a me è successo con il caffè, con cose che mangiavo spesso e bevevo spesso. Per esempio, il caffè, era una cosa che sentivo l'odore e mi dovevo allontanare. E anche con il pesce, il salmone, quindi quelli che hanno un sapore molto forte, proprio il filetto di salmone.
anche il salmone affumicato. Poi, di altri sintomi reali, nel primo trimestre non si sente ancora la bambina o il bambino, insomma, che avete in grembo. Avete sicuramente la pancina più gonfia, più tesa. Magari sentirete qualche dolorino nel basso ventre, quindi dall'ombelico in giù, però più un fastidio, diciamo. Cos'altro? Nient'altro. Di cambiamenti a livelli estetici ne ho notati pochi, vabbè, oltre all'ingrassare, nel senso che vi pesate e vi spaventate, in realtà io ho cercato un pochino di tenermi sempre un pochino allenata, camminare, non fare grandi sforzi, però di non rimanere proprio seduta sul divano a far niente. E ad oggi sono al sesto mese. E ho preso più o meno 5,5 kg, 6. Mangio tanto. Nel mio caso, diciamo che spero e vorrei non prendere più di 10 kg, quindi in teoria dovrei un pochino mettermi a dieta, o comunque a dieta, o meglio, mangiare sano, più sano, ecco, questo intendo come dieta, non privarmi di cibo, assolutamente no, in gravidanza no, non è da fare, però sicuramente evitare magari quelle voglie di dolci che potrebbero venire. Ecco, un altro dei sintomi che potreste avere è voglie. Io onestamente non ho quelle voglie, non ho mai avuto le classiche voglie particolari che si sentono anche nei film, però mi capita delle volte di avere proprio voglia di dolce. E io non sono una tipa da dolci, cioè sono molto più da salato. In questo caso però mi è venuta voglia di dolci, quindi capita che delle volte li mangio, però diciamo che la bilancia poi ne risente, più che altro perché poi fate veramente fatica a togliere i chili in eccesso. Diciamo che se siete belle magroline e sempre state lineari fisicamente, potete prendere anche più chili. Io che sono bella tondetta, diciamo che bisogna evitare, cioè bisognerebbe stare un pochino più in linea, quindi non ingrassare troppo in gravidanza, se no si fa veramente, almeno io farò sicuramente fatica a toglierli. Ok, allora ragazzi, allora il video è terminato veramente in questo caso. Io vi saluto e spero che possa esservi stato utile, soprattutto alle nuove mamme, future mamme o chi ha intenzione di avere dei bambini. Spero di appunto esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia e niente, vi mando un bacione grandissimo e spero che mi seguiate. Vi lascio poi qui da qualche parte il link di Instagram per seguirmi anche lì perché, apro parentesi, sono andata in ferie in Croazia, non ho fatto il video della vacanza perché in realtà volevo un po' di pace, tranquillità e serenità. Meritata, vi assicuro, meritata. Ho fatto delle foto per chi vuole, è un po' curiosetto, insomma, può andare a spulciare le foto. Un bacione, al prossimo video. Ciao!